Panoramica con tutti quei tentativi di effetti sonori così è, per poi rivederlo giù. E che succede? Che avevamo calcolato i tempi, lì stavamo al settimo piano di un palazzo, così, per cui c'era l'ascensore bloccato, tutti pronti con le porte aperte così, e Castelletto doveva fare nel tempo della panoramica una corsa bestiale, arrivare al segno che avevamo fatto in strada e riprendere a recitare così. In realtà non è servito a niente, perché era talmente lontano che, insomma, con la grana dell'invertibile, il fuoco magari che non era precisissimo, perché insomma partiva così, poteva essere chiunque senza fare questo sbattimento di corse pericolosissimo. Tutta la base informatica digitale complica naturalmente le cose rispetto all'analogico, perché c'è poco da fare, meno naturale. Insomma, noi siamo individui analogici, non siamo digitali come siamo. Digital natives. Esatto, quindi il mondo digitale è qualcosa che è stato un pochino imposto all'essere umano, però insomma comunque il mondo digitale rispetto a quello originale della pellicola, io faccio sempre l'esempio, insomma, della la base, come dire, strutturale dell'immagine, no? Cioè un'immagine fatta da una grana di sali d'argento dispersi in un'emulsione di gelatina, comunque è qualcosa che è molto vicino ai sistemi naturali. Un'immagine fatta da una serie di quadratini messi in fila che si accendono e si spengono al comando di una logica matematica binaria, è una cosa che non ha molto a che vedere, nemmeno con l'avvicinamento, con la parte digitale del cervello umano, che c'è una parte più simile della neurologia che forse assomiglia, come dire, all'algoritmo digitale, insomma, ma gli assomiglia ma non coincide. Quindi, e poi noi oggi abbiamo meravigliose immagini HD, abbiamo raggiunto più o meno la sensazione della pellicola con la proiezione a 2K o 4K di cinema, così non è facile per una persona normale, comune, distinguere se il film è proiettato in pellicola o in DSP, insomma, in HP, però comunque se andiamo ad ingrandire quell'immagine digitale vediamo dei quadrati, se andiamo ad ingrandire quell'altra vediamo qualcosa come disperso in un fluido. Io l'ho sempre considerato molto simile a delle cellule viste al microscopio, sì. Mi dà questa sensazione proprio simile a qualcosa di biologico, diciamo. Sì, 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 sì. E poi comunque, insomma, non c'è il meccanismo della riproduzione diretta, nel senso che la magia della fotosensibilità del sale d'argento è una cosa che accade lì in quel momento. La fotosensibilità del CCD è una cosa che va registrata, riprodotta, riversata, riregistrata, riprodotta, riversata. È vero che poi con la pellicola stampiamo a contatto, più non per contatto, ma è sempre lo stesso processo. Invece digitale la trasformazione. Comunque questa è, insomma, più che altro filosofia. Bene, io non so se ci sono domande da parte del pubblico, darei volentieri, lascerei la parola, chiaramente l'unica preghiera di magari avvicinarsi un attimo al palco in modo che tutti quanti possano sentirla. Prego. Sì, io approfitto per andare un po', per fare una domanda, non so, provocatoria, per andare un po' oltre. Ieri Paleari ci ha descritto lo stato comatoso del cinema italiano, tu sei qui, io so un po' perché ho visto il film di Me cosa ne sai, che programmo mercoledì a Trieste. Ah, beh. E approfittavo se ci dicevi qualcosa. Sono due fronti. Di cui il primo, che è quello politico-istituzionale, come tutti avranno seguito, perché oramai la cosa si è fatta
troppo grossa e ha investito tutto il mondo della cultura, è l'inqualificabile posizione del governo attuale, insomma, che poi è lo stesso da una decina d'anni, secondo me, nonostante gli intermezzi poco significativi che ci sono stati dal centro-sinistra, che è una posizione di disprezzo e disinteresse assolutamente colpevole e pregiudiziale e predeterminato verso tutto ciò che è cultura. Insomma, purtroppo sembra un luogo comune che a me mi repelle anche dire, però insomma, non si può non pensare a quel famoso aneddoto di quel amichetto Dill che diceva: quando sento la parola cultura mi viene l'istinto di mettere mano alla fondina. Questo era Goebbels, se non sbaglio. E quindi il comportamento, insomma, di questi personaggi è inqualificabile. Pensate soltanto, dico solo questo come esempio, insomma, che parla da sé. È stato istituito dopo una certa battaglia, eccetera, eccetera, che fu fatta in precedenza, finalmente poi una conquista del mondo del cinema, eccetera, anche perché poi il cinema assistito, così come è stato presentato da Brunetta, dalle tante campagne negative, non dico che Brunetta avesse ragione, ma forse in piccola parte c'era qualcosa di vero, c'era della corruzione, c'erano meccanismi burocratici molto così. Quindi si è conquistato questo tax credit, che è un sistema per cui, che hanno praticamente tutti i paesi civili, insomma, l'ha inventato gli Stati Uniti, c'era l'Inghilterra, c'erano le sue forme, poi la Germania e la Spagna, che consiste nella defiscalizzazione dei sconti fiscali per chi investe nel cinema, sia la compagnia stessa di produzione, sia nella sua forma esterna l'industriale, l'investitore, insomma, per semplificare. Era una cosa che ha portato un po' di linfa produttiva al cinema. È stato fatto ed è durata un anno, l'esercizio 2009-2010. Sono state fatte delle operazioni, insomma, alcune società l'hanno utilizzato, erano più che contenti, e sono stati portati a casa un po' di film con questa nuova forma di finanziamento dei produttori più pronti, più illuminati. È stato fatto nel contempo uno studio dal Ministero dei Beni Culturali, dall'Ufficio Studi dei Beni Culturali, per cui questo tax credit innescava un circolo virtuoso per cui per ogni euro speso dallo Stato sotto forma di sconto fiscale ne ritornavano circa 2,5 o 3 in forma di ritorno di oneri sociali pagati ai lavoratori, trasparenza delle fatture, insomma, non me la sto a far lunga, ma quindi è una spesa dello Stato in positivo. Tremonti ha avuto la faccia tosta di tagliare la secca senza nemmeno sapere di che cosa si trattasse. La situazione, il tax credit è sparito, adesso stiamo aspettando se questa ridicola finanziaria che passerà, fanno una modifica del prologo, come lo chiamano, ma è sparita una cosa che era un guadagno per lo Stato. Questo vi dà la dimensione di che disprezzo ci sia per il cinema da parte delle istituzioni, insomma, per non parlare poi dei soliti discorsi che sono venuti anche un po' a noia, che insomma la nostra ricchezza culturale è primo la nostra unica possibilità di identificazione come persone, come individui facenti parte di una collettività, e secondo, come tutti sappiamo, la nostra grande ricchezza, la nostra grande risorsa economicamente parlando. E poi per quanto riguarda invece le idee, la forza e l'inventiva che c'è nel cinema italiano, ma quella c'è, insomma, non è vero che siamo così messi male, insomma, sono morti un po' di autori, altri ne stanno nascendo. Bellocchio continua a fare il suo lavoro, Sorrentino gira i film, tanti altri fanno dei film buoni, meno buoni, insomma, però ogni anno qualche film italiano interessante, secondo me, esce fuori, insomma,
poi comunque è sempre molto difficile produrre dei camion di capolavori, come è accaduto in alcuni periodi felici negli anni 50, negli anni 60. Insomma, è molto difficile, anche perché il mondo globalizzato, ipercomunicante, come dire, ci obbliga al confronto con milioni di film, nei festival, anche nelle sale, insomma, no? 30 anni fa dei film coreani o cinesi o giapponesi non ne sapevamo assolutamente nulla, né scrivevamo, altri motivi strutturali non li potevamo vedere, perché invece così, insomma, credo che se ci fosse una disposizione d'animo equa da parte delle istituzioni nei confronti del nostro cinema, saremo, non dico i primi del mondo, ma staremo benissimo. Avresti qualche consiglio da dare a qualche giovane che ha delle idee o una sua creatività da esprimere con le immagini visivamente piuttosto che con altri mezzi di espressione? Cosa ti chiedessi di consigliare se volesse entrare in questo tunnel, diciamo? Essendo giovane, lavorare molto sodo per un anno facendo qualsiasi lavoro, cameriere allo spazzino e correre via di qui il prima possibile. Grazie.